Ciao amici di Screen Week, sono Sonia Serafini. La serie Sky, Speravo di morire prima, in uscita il 19 marzo, è tutta concentrata su Francesco Totti. Pietro Castellitto, nei panni del capitano della Roma, ho avuto modo di intervistare i protagonisti Gabriel Montesi e Marco Rossetti, e Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi. Sta a Milano, è fidanzata e non segue il calcio. Un po' di ansia da prestazione, un pochino te la porta. Sì, un pochino sì, però ti dico Sonia, la verità, me ne sono liberata abbastanza. Quando abbiamo iniziato a girare, ho visto Pietro, ho sentito come eravamo insieme in scena, allora ho detto, sto tranquilla, posso dentro questo terreno posso giocare. Cosa ci sarebbe scritto in uno striscione dedicato a te? Diciamo così, facce ride. Greta, facce ride, il romano. Greta, facce ride. Beh, il romano poi, devo dire che poi, più che bello. Ride, sono tante cose, ridere anche in senso proprio emozionante, capito? Cioè, sorridere, che ne so. Faccio sognare. Amore, ma è bellissima. No, non l'ho scritta io. È di Antonio Cassano. Quello ha 35 anni, già lascia il pallone, c'è matto. Uno spirito guida a questa serie. Dovendo scegliere voi, chi scegliereste come spirito guida? Io Cassano. Per me c'è l'inesorabilezza di Cassano, è un qualcosa che non ha uguali. Poi anche la parte, secondo me, di De Rossi è una cosa che a me piace tantissimo, questa umanità così grossa, un po' più contenuta, diciamo, rispetto a Cassano. Cioè, la personalità di De Rossi si vede tanto in campo, fuori è un po' più composta. Per me il genio e la di Cassano è una cosa che lascia, secondo me, magnetico per chiunque. Cioè, il gol di Cassano contro l'Inter al Bari, che l'ha, diciamo così, consacrato a grandissimo giocatore, e l'intervista dopo di Cassano, secondo me, è qualcosa di incredibile. Io ho preso la palla, ho fatto gol, come a dire, per me che mi stai chiedendo, per me è quella. Io vado sulla barca di Cassano, mi porto pure Danielino De Rossi, dai, facciamo così. Beh, in questo caso, lavorando sugli opposti, effettivamente c'è De Rossi, sceglierei De Rossi, cioè, nel senso, perché attraversando Cassano in qualche modo con il lavoro che ho fatto, effettivamente a me quello che mi interessa di più è quello che potrebbe essere veramente un mio spirito guida, e per la persona che in qualche modo trasmette Daniele De Rossi, per me è veramente una grande personalità di grandi valori, con grande senso di responsabilità, una persona che sa che significa sicuramente il controllo e la fraternità in qualche modo, non so, mi ha sempre percepito una persona che, se mi devo, affidare a qualcuno, lui credo che sia la persona giusta.